Ciao a tutti! E lei Sofì, e insieme siamo in me contro te! A inizio una nuova giornata super folle qui a Disneyland! Come potete vedere abbiamo dormito tutta la notte in una tenda! È stato incredibile svegliarsi con questi suoni della natura a Disneyland, è stata un'esperienza fantastica! Adesso che è giorno possiamo vedere tutto qui attorno a noi, perché ieri notte era completamente buio e non si vedeva nulla! E devo dire che è tutto ancora più bello! C'è tutta la foresta e si vede anche l'attrazione di Indiana Jones. Aspetta lui, ma hai visto? Sì che ho visto! Ci sono Paperino e Paperino, ciao! Bonjour! Ciao, buongiorno! Anche voi avete dormito qui, avete dormito bene? Sì? Sì, good. Che siete carini. Sì, sì, salve. Piano. La mano. Lui, ma devi fare il gentiluomo. Bacia la mano a Paperino, che è carina. No, calma, Paperino. No. È la tua ragazza. Sì, scusa. Ok. Che carini. Oh, mi sono baciati. Ma siete dolcissimi. Come potete vedere sono vestiti già per andare alla scoperta della giungla. Wow, che outfit meraviglioso. Guardate che vestitino, oh yes. E che ciglia soprattutto. Fiocchetto, fantastica. Ci vediamo presto allora. Ciao. Buona giornata. Ciao. Qui il fuoco della danza al centro del villaggio si è spento, quindi Sofì non può più fare la danza del fuoco. Ah, divertente. Comunque ragazzi, ci scusiamo tantissimo per la voce. Parliamo tipo ciao ragazzi, buongiorno. Ma perché ci siamo appena svegliati ed è prestissimo. Ovviamente dormendo in campeggio ci si sveglia prestissimo per vedere l'alba e quindi siamo super stanchi. Ma adesso è il momento di andare nella grande tenda lì in fondo per fare colazione. Che banchetto! Quante cose buonissime! È una super tavola imbandita! Guardate qua! Ma ci sono anche le zampine di Ray! Ma... Lui, sono le zampine di Simba! Lo so che per te sono la stessa cosa visto che fai a tua igna con Ray, però sono di Simba, non vedi quanto sono giganti? Mangiare, ci sono i waffle a forma di Mickey, fantastico. E io invece mescolo il caffè con questa specie di bacchettina magica che è fatta di zucchero. Guardate, wow. Colazione finita e adesso è il momento di tornare in hotel per poi ritornare al parco. Già, vogliamo andare in hotel per cambiarci, darci una sistemata e iniziare una nuova folle giornata. Andiamo. Ci siamo sistemati, rifocillati, puliti e organizzati e siamo tornati a Disneyland. Al momento ci troviamo nella via principale, quella piena di boutique, negozi e ristoranti. E visto che ci troviamo qui, lui mi è venuta in mente una challenge da fare. Aiuto ragazzi, di che challenge stai parlando? Sto parlando della challenge compro tutto ciò che l'altro tocca. Ma come si fa questa challenge? Sofì, non è mica un trucchetto per spillarmi i soldi? No, ti spiego. A turno uno di noi due dovrà bendarsi, andare in un negozio e con la benda toccare tutto ciò che vuole. L'altro dovrà acquistare gli oggetti toccati. Praticamente comprare cose a caso con i miei soldi. Non è detto con i tuoi soldi, dobbiamo fare carta forbicia pietra. Può essere che tocca a me o può essere che tocca a te, speriamo tocchi a te. Ok, va bene, ci sto. Sei pronta per fare carta forbicia pietra? Nata pronta. Carta forbicia pietra. Oh, mi dispiace tantissimo lui. Io ho forbicine e tu hai foglietto. Forbicine vince su foglietto. Questo significa che dovremmo usare i miei soldi e che tu andrai in giro bendata. Sofì, dove stai andando? Ho già gli occhi chiusi, avevo individuato qualcosa di molto molto carino e spero di andare a trovarlo con gli occhi chiusi. Venite. No, ferma, Sofì. Ragazzi, dove cavolo è andata? Dove è finita? Sofì. Sofì, che fai? Voglio questa.
No. Aspetta, questa è più sbrilluccicosa, molto più carina. Vediamo un attimo come mi sta. Ragazzi, ecco, questo è il mio habitat naturale. Ho finalmente ritrovato la mia coroncina che avevo perso. Perché dovete sapere che io sono una principessa. Ok, lui me la puoi prendere, costa solo 3.000 euro. Cosa? Ma che stai dicendo? Ma sei impazzita? Sto scherzando, non costa così tanto. Ferma. Allora, calmati un attimo. La sfida non era ancora iniziata. Tu non eri pendata. Quindi non vale. Ma è così carina questa coroncina. Non me ne porta un fico secco. Posiamola. Voilà. Eccolo. Costa solo 20 euro. Ah, ok, vabbè, se costa 20 euro la puoi prendere. 20.000 euro. No, allora niente, no. Ok, va bene, rispettiamo le regole, bendami. Ok, allora, questa è la benda, indossala. Ok. Bene. Sì. Quindi possiamo dire che la sfida è inizio. Ok. No. Toccato, devi comprare questo primo oggetto che ho toccato. Ok, va bene. I'm so sorry. Per fortuna questo posto ha le vetrine. E quindi Sofì non può toccare nulla e non può comprare niente. Ah, il mio portafoglio è salvo. Ui, guarda che ho trovato. Oh, sono no. Bellissimi. Mi sa che sono degli anelli, vero? No, non sono anelli. Li voglio tutti. No. Allora, soltanto uno. Adesso che sono una principessa ho bisogno di gioielli. No, ma questi non sono gioielli. Sono gioielli, lui devi prenderli, li ho toccati. Ok, ogni suo desiderio è un ordine. Ragazzi, mi sa che questa giornata finirà malissimo. Ragazzi, mi sento una vera principessa. Io sto amando questo gioco. Ho la mia coroncina, il mio anello. Wow. Ok, rimetto la benda. Toccherò tantissime cose. Sofì, non hai capito che così non va bene. Mi stai rovinando. Adesso devi mettere la benda e la devi tenere. Ok, sì, la tengo volentieri. Voglio questo. Ma quello è un fiore, non siamo ancora in un negozio. Aspetta, okay, dammi la mano. Va bene, andiamo. Okay. Però lui, stavo pensando che non posso andare in giro con la benda, sembro pazza. Non hai tutti i torti. Dammi i miei occhiali. Tieni, che hai intenzione di fare? Li metterò sopra, così non si vede. Sembro una ragazza comune con gli occhiali. Sì, è proprio una ragazza normalissima, direi. Cosa vorresti dire, scusa? No, niente, lascia perdere. Aiuto, non vedo niente. Piano, aspetta, qui c'è la porta. No, non lì. Ah, ho toccato questo, lo voglio. Ma dammi il tempo di arrivare dentro il negozio. Già fuori hai toccato cose. Cos'è? Niente, lascia perdere. Ok. Era il muro? Sì, un muro particolarmente morbido. Ma entriamo dentro, su. Sì. Ok, eccoci arrivati. Dov'è Sofì? Io l'ho già persa di vista. Sofì, aspetta. Abbassa le tue manine. No. Non toccare. Voglio questo. Ma lascia stare questo. Cos'è? Niente, non sono cose per te. Sono per bambini. È troppo piccola quella. Ma come ci sono cose per bambini? No, allora dobbiamo cambiare assolutamente negozio. Andiamo, lui, portami in un altro posto. Ok, va bene. Sarà una lunghissima giornata. Attenta alla porta. Guarda che ogni principessa ha bisogno dell'accompagnatore. Sì, ok. Adesso mi chiama anche accompagnatore. Ragazzi, venghino. Io compro tutto quello che tocco. Avvicinatevi con dei gioielli. Vai, venite da me. No, ma che dici? Tanto il mio fidanzato compra tutto. Ti prenderanno per pazza. Non puoi andare in giro così. Ok, penso che questo sia il negozio giusto. Mi metto la benda e vado all'attacco. Wata. Ciao. Ok, Sofì, cammina. Questo. Questo qua, anzi questo, sì questo. Ok, questo è un vestitino, cos'è? Sì, un vestitino, esatto. Ok, ma è la mia misura. Sì, togli la benda e proviamoli. Aspetta. Sono dei mutandoni. No, guarda, preferisco evitare. Questi li lascio volentieri qui, che schifo. Sono dei veri e propri mutandoni dal nonno. Guardate qui, giganti. Allora, vado avanti. Rimetto la benda. Piano con quelle mani, stai attenta a non toccare. Lui? Sì. È o non è il mio giorno? Sì, è il tuo giorno. Quindi decido io cosa toccare. Tutto, mi piace tutto. Posso Andiamo prendere tutto? No, non puoi prendere tutto. Ok, ci sono quasi, sento che qui ci sono un sacco di cose carinissime. No, non toccare quelli, non toccare i gioielli. Ok, allora questo qua, sì. Ah, che bel fresco, è un materiale bellissimo, cos'è? Spero non siano di nuovo delle mutande. Hai scelto... Che carino! Ma è
meravigliosa! È con Minnie ed è rosa! Fantastica! Lui, prendimela subito! Starebbe bene anche a te! Grazie! Che carino! Di qui cosa c'è? Questo no! Questo sì! Sento che è a forma di topolino! Sì, ma cos'è? Non lo so, vabbè, lo voglio! Ok, lui, compramelo! Immediatamente! Fa le bolle! Shopping, shopping, shopping! Sono troppo contenta, grazie lui! Continuiamo! Ma che continuiamo? Aspetta un attimo! Direi che per oggi hai acquistato abbastanza! Uffa! Effettivamente sì, dai, sono abbastanza soddisfatta! Intanto questa avventura qui a Disneyland si conclude! Quindi cliccate qui davanti a me sul nostro logo per iscrivervi al nostro canale e cliccate qui davanti a me per vedere il vlog di ieri se ve lo siete persi! Noi vi mandiamo un bacione e un abbraccio, ci vediamo domani! Ciao! Ciao!